Una buona serata, buon mercoledì. Di solito dico buona domenica, ma oggi è il giorno di turno infrasettimanale nel campionato di Serie D. Ben ritrovati con l'Abruzzo del Pallone, edizione di un'ora rispetto ai 90 minuti consueti, perché oggi in campo solo la quarta serie nazionale, che vedeva lo scontro tra Notaresco e Castelnuovo al Savini. Lo ha vinto nettamente il Notaresco 3-0, sconfitta in casa per la Vastese, che tornava a giocare dopo tante settimane di rinvii. Pareggio esterno per il Pineto sul campo della Cinzia Albalonga. Giulianova che non ha giocato perché ha visto rinviato il suo impegno contro l'Olimpia Agnonese. Ne parleremo nel corso di questi 60 minuti, sono tre i servizi da vedere, lo faremo con voi qualora lo vogliate al 392-6370-60, WhatsApp o SMS, e con i nostri ospiti. Vado in redazione da Andrea Costantini, a cui do la buona serata. Ciao Andrea. Ciao, ciao a tutti, buonasera. Che oggi vi ha raccontato la successione dei gol, e ce ne sono stati tanti, soprattutto a Rieti, ce ne sono stati tanti nella giornata numero 26 di campionato. In collegamento con noi Stefano Recanati. Ciao Stefano. Ciao a tutti, buonasera. Ciao. E al suo fianco lo ritrovo con particolare piacere, anche perché adesso ha cominciato a prendere confidenza davvero, non sorridere, con il gol di Speranza. Ciao Ivan. Ciao, ciao Jacopo. In gol anche oggi, terzo in stagione, secondo in campionato. Uno l'hai fatto a Catania, sì. Recanatese Castelnuovo. Sì, sì, dai, ogni tanto ogni capita, tanto dai. Ci facciamo questo regalo. Bravo, bravo. Vediamo i numeri della giornata, che era la numero 26 di campionato, che arrivava tre giorni dopo il turno che vi abbiamo raccontato domenica. Come vedete, i due rinvii, Giulianova Agnonese e Vasto Gerardi Campobasso. Le partite che si sono giocate: Atletico Porto Sant'Elpidio Aprilia 1-4, Cinzia Albalonga Pineto 1-1, Notaresco Castelnuovo 3-0, Recanatese Monte Giorgio 2-0, Rieti Fiuggi 3-3, Tolentino Castelfidardo 1-1, Vastese Matese 1-2. Vediamo la classifica con il Campobasso, che seppur vede rinviato il proprio impegno, rimane in vetta alla classifica con 53 punti, 51 per il Notaresco. Ma adesso le gare da recuperare per le due squadre sono identiche: Cinzia Albalonga 43, Castelnuovo 41, Matese 40, Vasto Gerardi 35, Castelfidardo 34, Tolentino Recanatese 32, Rieti 31, Aprilia 30, Monte Giorgio 29, Vastese 27, Pineto 26, Fiuggi 24, Giulianova 19, Olimpia Agnonese 4, Atletico Porto Sant'Elpidio 3. Ivan e poi Stefano, rapidissimamente, perché poi vediamo le immagini, che partita è stata questo pomeriggio? Il risultato rispecchia quello che si è visto in campo? Ivan, parto da te. Ma noi abbiamo fatto, secondo me, un'ottima partita, poi siamo stati bravi soprattutto a gestire il vantaggio. Siamo stati bravi poi a raddoppiare e infine a chiudere la partita. È stata una partita Abbiamo qualche problema con la connessione di Ivan, ma tra poco lo recuperiamo. Allora andiamo da Stefano. Stefano, che partita è stata? Voleva vittoria. Beh. Ecco, abbiamo ripristinato il collegamento con Ivan. Poi tra un po' torniamo da te. Stefano, che partita è stata? Come ha detto Ivan, che saluto, il Notaresco ha fatto una buona partita approfittando di quelle azioni che è riuscita a creare in maniera cinica. Lo diciamo anche in collegamento oggi in diretta a stadio con Andrea Costantini, che ha espresso un gioco molto cinico facendo gol nelle occasioni che le si sono create. Non ha approcciato, secondo me, nel migliore dei modi la gara, perché il Castelnuovo forse voleva anche riprendersi da queste uscite un po' a vuoto. Il Castelnuovo ha giocato bene, forse meritava anche di fare il gol, però per quanto si è visto poi nel computo delle azioni pericolose in avanti, dobbiamo dire che il Notaresco ha meritato la vittoria. E allora ce l'andiamo a vedere subito, il tuo servizio Stefano. Notaresco batte Castelnuovo 3-0.
Sorride il Notaresco che batte il Castelnuovo per 3-0 e fa suo il derby del Vomano. Tra i rossoblù esordio stagionale per Buonavoglia che sostituisce l'assente Banegas, tra i neroverdi Emili agisce da falso 9 per sopperire all'assenza di Fagioli. A provare ad aprire la contesa il Castelnuovo con una punizione di Loviso dalla distanza, ma la conclusione verso la porta di Sciba non sortisce gli effetti sperati. Difficoltà iniziali per il Notaresco che non riesce ad aprire le maglie difensive della formazione nero-verde. Il Castelnuovo in costante proiezione offensiva però non riesce a creare pericoli dalle parti del portiere del Notaresco. La contesa si fa più godibile dopo la mezz'ora quando è il Notaresco a passare in vantaggio. Palumbo entra in area di rigore e dopo aver superato Terrenzio va giù. Per il direttore di gara non ci sono dubbi e concede il penalty tra le accese proteste nero-verdi. L'esecuzione è affidata a Dolcese che spiazza Natale mettendo il pallone sotto l'incrocio dei pali. La reazione del Castelnuovo arriva nel giro di pochi minuti con San Severino che in area di rigore prova la conclusione in porta con la punta del piede, sfera indirizzata nel 7 ma è superlativa la risposta di Sciba che mette in corner. Opaca la prova del Notaresco in questi primi 45 minuti ma la formazione di Massimo Epifani oggi fa del cinismo l'arma vincente, al 45esimo raddoppia. Sempre Palumbo, oggi sugli scudi, dal lato corto dell'area di rigore serve un pallone velenoso sul secondo palo dove per l'appostato Speranza, rimasto in avanti dopo un'azione d'angolo e gioco da ragazzi, mettere in rete. Ad inizio ripresa Di Fabio prova a scuotere i suoi mandando in campo Cellucci e D'Ignazio in luogo di Basilico e Morganti, ma i risultati non cambiano perché la formazione ospite, seppur avendo un maggior possesso palla, non riesce ad impensierire la retroguardia notareschina, come al 28esimo quando Croce prova una conclusione dall'alto coefficiente di difficoltà con la sfera che termina al lato. Stessa sorte per la conclusione di Emili qualche minuto più tardi. Loviso e compagni non attraversano il loro momento migliore della stagione e la conferma arriva al 35esimo quando Di Ruocco dal limite dell'area di rigore fa tremare l'incrocio dei pali della porta difesa da Sciba. Poi sul capovolgimento di fronte Bana se ne va sul settore di destra, serve la sfera a Mancini che dal centro dell'area di rigore non fallisce il gol del 3-0. Il Castelnuovo le prova tutte ma non riesce a scardinare la retroguardia rosso-blu. Al triplice fischio finale gioia Notaresco che fa su il derby e accorcia sul campo basso portandosi a sole due lunghezze dai molisani con le stesse partite da recuperare, mentre per la squadra di Guido Di Fabio ora sarà fondamentale tornare alla vittoria contro la Cinzia Albalonga per non vanificare il sogno playoff. Siamo stati cinici sicuramente e questa è una notizia molto importante per noi perché tante altre partite abbiamo creato talmente tante palle gol e abbiamo fatto anche fatica a segnare. Oggi credo che è stata una partita bella, abbiamo fatto anche noi possesso, non l'ha fatto solo il Castelnuovo. E è logico che gli eventi della partita poi possono sembrare che hanno fatto più possesso loro perché siamo andati in vantaggio, poi l'abbiamo raddoppiato, è logico che la partita d'inerzia è passata da parte nostra, loro hanno provato a cercare di accorciare le distanze per cercare di aprire il match, però credo che oggi abbiamo fatto una grande partita, bella, intensa, contro una squadra che bisogna fare i complimenti per quello che stanno facendo, ma io lo sto dicendo all'inizio dell'anno, ed era una partita molto pericolosa perché è un derby, perché è una partita sentita e perché è una partita che si gioca con due squadre che stanno facendo un grande campionato. La classifica dice che siete a meno due dal campo basso con le stesse partite da recuperare, un campionato che si riapre da capo. Ma è quello che speravamo e noi dobbiamo giocare partita dopo partita, credere molto dopo la partita oggi, credere ancora di più di lottare fino alla fine. Sicuramente il campionato è ancora lunghissimo, e ci sono ancora tante partite insidiose sia per noi che sia per il campo basso e noi ce la giochiamo, cercheremo di dargli filo da torcere fino alla fine, se ci riusciamo siamo tutti contenti ma ce la metteremo tutta. È un periodo negativo, però c'è tanta sfortuna perché se pensiamo che prima del gol del 3-0 è arrivato l'incrocio dei pali preso da Di Ruocco a fotografare il momento della sua squadra. No, io devo dire che appunto al di là del risultato sono molto contento della prestazione che hanno fatto i miei ragazzi perché avevo chiesto un po' di cattiveria agonistica in più che nelle ultime partite forse c'era venuta meno e sotto questo aspetto la mia squadra non è mancata, ho rivisto la squadra cattiva di inizio stagione, quindi sono mi dispiace per il risultato che secondo me è stato condizionato molto dal
primo rigore, che era un fallo su di noi e l'arbitro ha invertito il fallo. Io non mi attacco mai a queste cose perché penso sempre di non dare alibi ai miei giocatori, però in una partita così equilibrata sicuramente ha fatto la differenza. Sono entrato dentro lo spogliatoio, ho chiesto proprio ai ragazzi di tenere la testa alta, perché la prestazione è stata di un certo tipo, solamente gli episodi, diciamo, l'hanno fatta volgere dall'altra parte, però una squadra che ha lottato fino alla fine, ci ha creduto di riaprirla fino alla fine, ha preso la traversa, ha avuto altre occasioni, quindi va bene così. Ci dispiace aver perso questa partita, però la strada è quella giusta, ritorneremo a essere quelli di inizio stagione. E dopo ovviamente torneremo sul calcio di rigore di cui parlava Guido Di Fabio con la nostra Moviola. Intanto una domanda per te, Ivan. Vorrei chiedere a Speranza se Epifani è pronto per il Teramo. Post scriptum, sei sempre bellissimo. Ivan, saluti da Checco, che è un cuore bianco-rosso, quindi tu sai bene che, insomma, io penso che il complimento estetico sia solo un fatto di un riconoscimento per quanto hai fatto. Però, insomma, è pronto secondo te, non per il Teramo, per una Lega Pro? Sì, sì, il mister, parte che l'ha già fatta, quindi. Già l'ha fatta, sicuramente si sta rimettendo in gioco dopo gli ultimi anni comunque, ed è cresciuto sicuramente in questi anni, avrà fatto degli errori e li ha migliorati sicuro. Io l'ho conosciuto l'anno scorso a Vendolo, ma già lo conoscevo prima, ed è migliorato come allenatore, quindi ce la mette tutta, lavora 24 ore al giorno per noi e fa il massimo per farci sapere tutto degli avversari, per preparare meglio le partite, quindi sta facendo veramente bene, ci sta facendo fare bene, quindi spero il meglio per lui ovviamente. Senti Ivan, la sensazione, ed è una cosa positiva ovviamente, è che da quello scontro diretto di prima di Pasqua sia rimasto di scorie ben poco, perché poi è arrivata la vittoria domenica a Castelfidardo, una vittoria rotonda oggi, non era così poi semplice, non era una cosa scontata che succedesse tutto questo. Bravissimo, hai detto benissimo. Era la paura un po' di tutti noi, e soprattutto anche del mister, che ci ha tenuto molto, molto su dopo, perché comunque perdere lo scontro diretto, che comunque è stata una bella batosta per noi, e quindi mentalmente potevamo cadere, invece ci siamo rialzati, come è successo già l'andata dopo aver perso lo scontro diretto con loro. Siamo stati bravi e, come hai detto, non era facile, perché sono state due partite toste, sia Castelfidardo che Castelnuovo, sono due squadre, due ottime squadre, quindi non era facile, siamo stati bravi a rialzarci subito. Intanto, tra poco, Andrea, se una domanda magari per Ivan Speranza, intanto ti dico che ti giro i saluti che mi sono arrivati per... Dice il grande capitano, da parte di Andrea Masciangio, direttore generale della Vastese, che dice: ti aspetta a Vasto, se non erro ci sarà Vastese Notaresco, dovete andare voi giù, giusto? Sì, dobbiamo andare giù, sì, noi. Posso un po', fare una quindi... cosa, anche se siamo in fascia protetta, posso dire che cosa mi ha scritto? Cioè, è scarso il capitano. Grande Andrea, lo saluto, l'abbraccio. Andrea sì. Costantini invece domanda per Ivan Speranza. Anch'io saluto Ivan. Io avevo detto prima della partita Notaresco-Campobasso che il campionato del Notaresco sarebbe effettivamente iniziato dopo Notaresco-Campobasso, sia con una vittoria sia con una sconfitta, perché si sarebbero dovute gestire due emozioni opposte, cioè il fatto di sentire la fuga o il fatto di deprimersi per la mazzata. Purtroppo è uscita la seconda soluzione, però devo dire che poi questo campionato è davvero iniziato bene, perché la squadra ha reagito con queste vittorie, peraltro Castelfidardo, campo molto difficile, contro una squadra forte, e oggi la vittoria nel derby. Però Ivan, quella partita davvero eravate a pezzi da un punto di vista fisico, perché io che il Campobasso sia forte lo sappiamo, però che potesse andare il triplo di voi... No, quello davvero non me lo aspettavo. Avete rammarico per aver giocato quella partita
dopo la fase Covid che vi ha debilitato? Cioè, se si rigiocasse oggi sarebbe un'altra storia. Ora è facile dirlo, però insomma il Covid io penso lì abbia inciso. Sì, ti saluto Andrea prima di tutto. Sì, con i ma lo sai, non si va da nessuna parte, però ovviamente un po' di rammarico c'è, perché noi già ad aprile alla domenica l'abbiamo visto che non eravamo gli stessi di sempre. Purtroppo siamo stati fermi un po' e l'allenamento l'abbiamo fatto individualmente con quello che si poteva fare a casa, quindi non è la stessa cosa, e voi non vuoi lo paghi. Purtroppo l'abbiamo pagato e stiamo rimettendo un po' di benzina in queste settimane, che però non è nemmeno facile, perché comunque quando giochi tre partite consecutive non è facile. Quindi un po' il rammarico c'è di non avertela giocata al 100%, diciamo, però dobbiamo dire che comunque loro sui scontri diretti per adesso sono stati nettamente più forti di noi, anche se stiamo facendo un ottimo campionato noi, perché stiamo là, stiamo tenendo comunque. La giornata di oggi è stata a mio avviso provvidenziale, perché altrimenti per un po' di tempo magari si sarebbe andati con questo divario di 5 punti. Invece la giornata di oggi ha permesso di parificare le vostre partite e di far vedere poi, nonostante quella sconfitta, che il divario è di 2 punti e voi virtualmente per una giornata siete stati anche in testa. Quindi è un duello che il Notaresco deve portare avanti fino alla fine del campionato. Aggiungo che però questo è un aspetto che io voglio sottolineare, che ci sarà la sosta del campionato, il Notaresco dovrà fermarsi, però in quella sosta dovrà fare 2 recuperi in 3 giorni, quando invece sì, magari si sarebbe potuto in qualche modo anche sì, cadenzare un po' meglio. Invece il Notaresco dovrà fermarsi, poi avrà in 3 giorni il recupero del 2 e del 5 maggio, partite difficili, e poi dovrà restare fermo altri 10 giorni e riprendere a giocare. Non è il massimo. Pineto e Montegiorgio, peraltro, mi sembra che siano i 2 recuperi del Notaresco. Sì. Però stai una settimana fermo, 10 giorni fermo, giochi 2 partite in 3 giorni e ristai fermo altri 10 giorni. Non infatti, è il massimo. Infatti hai ragione tu, non è il massimo. Purtroppo è un campionato anomalo, diverso da tutti gli altri anni, e non è facile per nessuno sicuramente, però purtroppo dobbiamo prendere quello che ci dicono e facciamo, purtroppo. Però no, come hai detto tu, non è il massimo. Intanto facciamo davvero l'in bocca al lupo, gliel'abbiamo fatto visto che siamo tornati per un attimo alla partita del 1° aprile, qualche ora fa, intervento perfettamente riuscito per Lorenzo Bianciardi all'ospedale Casilino di Roma, ricorderete l'infortunio proprio nella sfida con il Campobasso, noi gli facciamo un in bocca al lupo di prontissima guarigione, di vederlo quanto prima di nuovo sul terreno di gioco. Stefano, una domanda per Ivano, poi andiamo a vedere l'episodio da Moviola a cui faceva riferimento Guido Di Fabio. Stefano. Proprio su questo chiedo a Ivan, che saluto di nuovo, e volevo chiedere, è uscito per infortunio Bianciardi e la società anche prima di questa partita è andato subito sul mercato prendendo un giocatore importante come Acquadro. Tu come capitano e come giocatore di esperienza, vedi che la società comunque anche prima di questa partita, quindi non sapendo che si potesse arrivare a 2 punti e a parità di giornate col Campobasso, vedi che la società ha quell'impulso importante per andare a raggiungere un risultato importante, storico anche per la città di Notaresco? Assolutamente, questi sono segnali importanti per noi come squadra, come hai detto tu, abbiamo acquistato un giocatore importante, forte, quindi quando arrivano questi giocatori la squadra percepisce questi segnali della società, comunque sta facendo degli sforzi incredibili per cercare di arrivare a un risultato, come hai detto tu, storico per la società, per la città. Quindi noi ce la metteremo tutta per, come diceva prima Andrea, arrivare fino in fondo a lottarci questo campionato con il Campobasso. Dobbiamo provarci fino alla fine, sperando in bene. Certo. Stefano, invece una domanda per te. Intanto un messaggio che ci arriva: Epifani, Scipa, Speranza, Biaggiardi, Palun, Bolcese. Forse ne dimentico qualcuno. In più uscite importanti verso altre squadre. Forse a Pineto c'è qualche problema tecnico. Forse si riferisce a quelli che sono passati, questi sono passati da Pineto e adesso sono tutti a Notaresco. Stefano, a proposito di nomi, uno non era citato, ma perché da Pineto non è passato questo Kevin Buonavoglia, come ha giocato?
una discreta partita. Da sostituire c'era Banega, se non è semplice. Non era facile, ha giocato nel suo stesso ruolo, quindi a destra col piede invertito per rientrare. Abbiamo visto fare delle buone movenze, quindi forse quel gioco di gambe per andare a seccare lo spazio per il tiro a giro ce l'ha anche lui. Forse oggi, se non sbaglio, era all'esordio stagionale, quindi anche un po' preso, non di sprovvista, però sentiva, no, questo peso della prima da titolare, anche se in tanti lì allo stadio al Savini hanno detto che durante gli allenamenti è sempre bravo e sempre si applica, il più forte, quindi penso che anche in casa Massimo Epifani ha trovato un'arma in più, ecco, se ce ne sarà bisogno da qui in avanti. Ivan, è bravo vero questo ragazzo, classe 2001? Sì, assolutamente, è bravo, molto bravo, e poi è stato sfortunato perché lui è arrivato con noi, mi sa, gennaio-febbraio, si è allenato, poi lui è uno dei ragazzi che ha preso il Covid, quindi è stato dovuto star fermo tanto, quindi adesso erano una decina di giorni che si allenava con noi di nuovo, quindi non sta neanche magari al 100%, però ha degli ottimi spunti, molto molto valido secondo me. Poi il mister, l'abbiamo visto nelle ultime settimane, ci sorprende sempre, perché magari anche noi ragazzi non ci aspettiamo, ma lui tiene in considerazione tutti, come abbiamo visto anche con il ragazzo Bana, che anche oggi è entrato, dove comunque viene dal settore giovanile, tiene in considerazione tutti. Questa è la nostra forza, è la forza del gruppo, quella che secondo me nel calcio è la cosa più importante. Voi l'avete visto anche a Teramo tanti anni, e quello secondo me è il creare creare il gruppo, per me è fondamentale, e poi viene tutto il resto. È quello che si è creato anche qui, una famiglia, e poi ti ripeto, è bravo il mister a tenere in considerazione tutti, dal più giovane al più vecchio. Quindi, assolutamente. Oh, posso farti una confessione, poi torniamo su questo episodio, lo facciamo commentare. Allora, sulle chat interne ovviamente di lavoro, saprai che lunedì c'è il ministro Speranza a Teramo. Sulle chat di lavoro mi esce scritto una mattina, ero appena sveglio, sai, lunedì Speranza a Teramo. Ho detto, scusate, che senso? di nuovo cioè, ritorna il ministro. Invece era il ministro, va bene. Stefano, ci fai vedere l'episodio da Moviola, Stefano? Sì, è il rigore con cui il notaresco ha sbloccato l'incontro dell'1-0, questo sfondamento centrale di Palumbo, salta Terenzio, poi c'è Morganti che li si frappone avanti, un episodio dubbio, no? Perché sembra essere pulito l'intervento di Morganti e Palumbo toccare proprio lui la gamba di Morganti, poi sente il tocco e di esperienza va giù. Dalla tribuna in tanti hanno detto che il rigore è molto dubbio, anzi forse più no che sì, però il direttore di gara è stato irremovibile, ha fischiato subito distinto il calcio di rigore, vediamo, con la mano fa subito segno del dischetto e quindi sembra che per lui fosse tutto così chiaro. L'arbitro era Abdoulaye Diop della sezione di Treviglio. Andrea, secondo... Sì? No, vi dico non allo stadio, ma perché parlando con altre persone in questi giorni, proprio Diop dovrebbe essere uno degli arbitri più importanti di tutti i gironi, no? Di Serie D. Ha diretto prossimo, Inter Lugano, Stefano. Ha diretto Inter Lugano, l'amichevole Inter Lugano, quindi è già proiettato. È prossimo al salto di categoria. Voglio dire, se lo dico io. Se lo dico io, cioè dico, capirai che ha arbitrato amichevole Inter Lugano. No, no, però è vero. No, io era contro di te, contro Andrea. Sembrava che stava dicendo ha arbitrato Paris Saint Germain e Bayern Monaco. L'hai presentata più o meno. È un amichevole tra due squadre comunque di Serie A, elvetica e italiana. Quindi secondo me comunque. Comunque il rigore, per quanto mi riguarda, non c'è, perché Morganti prende posizione e poi col piede Palumbo gli finisce addosso, quindi per me il rigore non c'è, però fammi aggiungere, visto che ha fatto una giocata pregevolissima Palumbo, perché quel doppio passo sullo stretto è davvero... Sì, ecco qui, vedete, da Treviglio, l'arbitro di Inter Lugano, Abdoulaye Diop, è proprio lui. Sì.
E quindi dicevo, Palumbo che fa quel doppio passo nello stretto, che va via in quel modo, che fa l'assist a Ivan per il secondo gol, che fa i due assist nella gara di Castelfidardo, io penso che da un mesetto scarso il Notaresco abbia trovato il giocatore in più, che dà una marcia in più, perché dà qualità al centrocampo, che è Coco Palumbo, perché un Palumbo così io lo ricordo ai tempi di Francavilla, poi a Vasto, nelle altre stagioni, anche la seconda stagione a Francavilla non è stato lo stesso. Il Palumbo del primo anno a Francavilla è quello che sto rivedendo in queste partite ed è un giocatore che sinceramente così fa ampiamente la differenza. Sei d'accordo, Ivan? Non ti chiedo del calcio di rigore perché sei parte in causa, o meglio, se vuoi. No, il rigore noi ci siamo lamentati veramente su, se vedete, su Marcioni che ha puntato e poi dopo è stato Steve, magari si vede, guardate sì, qua sì. Adesso. Eccolo qua. Sì. Noi abbiamo Croce al limite dell'area, Croce, cioè sì. Dentro l'area di rigore, poco dentro l'area di rigore. Sì, noi anzi abbiamo già urlato lì, ecco, subito. Poi dopo però, qui, magari... però secondo me lì il direttore di gara non ne ha preso proprio coscienza di no, questa. No, dopo no, però noi dal campo avevamo già urlato lì, diciamo. Sì. Poi come hai detto tu, non l'ha preso proprio in considerazione quel momento lì. Uh-huh. Purtroppo può essere dubbio, non lo so, però il tocco c'è, può essere dubbio, sicuramente. Purtroppo invece sull'importanza di Palumbo? Ma Coco, come ha detto, sono d'accordissimo con Andrea, Coco è un giocatore importante con qualità tecniche importanti, si è rimesso in gioco con noi dopo, sicuramente a Pineto non ha fatto benissimo e l'anno scorso a Vasto, come ha detto Andrea, magari a Francavilla ha fatto un grande campionato, quindi si è rimesso in gioco, ora sta bene, si è rimesso a posto magari fisicamente, sta meglio e poi ripeto, è un giocatore di qualità che in Serie D non ce ne sono tantissimi con quella qualità, nelle ultime partite si sta vedendo, sta facendo assist, giocate importanti, quindi è un giocatore in più, come ha detto anche Stefano prima, magari con buona voglia e con tanti altri ragazzi, per noi, soprattutto in questo campionato che magari giochi tante partite ravvicinate, abbiamo bisogno di tutti, e quindi tutti vanno bene alla causa. Assolutamente. Ivan, io ti ringrazio per essere stato con noi davvero tanto. Grazie a voi, è sempre un piacere, lo sai. Assolutamente. Poi sì? Ciao Andrea. Ciao, okay. Ivan, ciao. Dico ciao, poi Stefano. Se ci continui a seguire, magari se accendi la TV, ti facciamo vedere il Matese con cui giocherete domenica. Sta facendo benissimo. Occhio Ivan, Abreu Galesio, gran coppia, Gran sì, 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 massimi, sì, sì, assolutamente. C'è un'altra squadra importante, mi sa che ha fatto 15 risultati utili, sì. Quindi sì. Su un campo sintetico, quindi è dura. Abbiamo avuto queste tre partite, questo è l'ultimo step che dobbiamo superare questa domenica, dai. Bene. Grazie Ivan per essere stato con noi, in bocca al lupo. Grazie a voi, Crepi. Che ringraziamo, grazie Ivan Speranza. Stefano, prima di chiudere con te, volevo chiederti, ne avevamo parlato già domenica, il momento, vabbè, è chiaro che il Castelnuovo ha fatto una prima parte di stagione eccezionale, però adesso è un punto in quattro partite. Adesso rischia di perdere quello che è l'obiettivo dei playoff, perché poi è stato detto più e più volte che si era partiti per l'obiettivo della salvezza, raggiunto. Con questi 41 punti prima del tempo sperato, e quindi adesso è l'obiettivo, come ha detto anche Cicchi in settimana, ma lo ha detto anche il mister, l'obiettivo adesso sono i playoff, e non puoi per sognare, no? Per fare qualcosa di importante, per dare una soddisfazione alla società, al presidente, no? A tutti, e purtroppo adesso si arriva da queste partite difficili, un punto in quattro partite non segna da tante giornate, quella che era la squadra che segnava di più nel girone di andata, bisogna ritrovarsi. Oggi diciamo che la formazione di Guido Di Fabio si è un po' ritrovata, ha giocato, ha cercato di buttare anche il cuore oltre l'ostacolo contro un avversario difficilissimo. Adesso ci sarà la Cinzia al Balonga, lì sarà importante fare punti, perché sennò poi perdi anche questo scontro diretto, l'hai perso col Matese, l'hai perso col Campobasso, l'hai perso col Notaresco, e poi arriva anche Vasto Girardi e Castelfidardo, saranno giornate difficili, quindi non puoi più perdere.
Dispiace perché secondo me, a mio avviso, che seguo questa squadra, anche per motivi lavorativi oltre TV6, dico che secondo me nel mercato di riparazione, quello fatto prima della sosta natalizia, dopo l'uscita di Sbarbati si poteva andare sul mercato e prendere un attaccante da mettere a fianco a Fagioli, che potesse garantire quei 7-8 gol verso la fine di stagione. Così non è andata, si è puntato sui giovani, però adesso l'obiettivo è quello dei playoff. Assolutamente. Oh, sono le 20.01, tra poco, lo vedo già, è adesso in modalità mute, ma perché giustamente tra un po' parleremo con lui dopo la pubblicità. Leandro Martinez, che saluto e che ritrovo con particolare piacere, tra poco ecco, lo vedrete anche. Ciao Leandro, devi attivare l'audio, ti diamo il tempo durante la pubblicità. Io saluto Stefano Recanati, ciao Stefano, grazie per essere stato con noi, averci raccontato il derby del Vomano tra Notaresco e Castelnuovo. Noi ci fermiamo per la pubblicità, non cambiate canale, a rientro Vastese Matese. Seconda parte dell'Abruzzo del Pallone, come detto, come promesso prima della pubblicità. Buona serata Leandro Martinez, ciao Leo. Buona serata, ciao a tutti. Ben ritrovato, anche se insomma per la Vastese purtroppo non è una buona serata, vero? Insomma oggi partita com'è andata? Malino, eh? Restiamo con l'amore in bocca, purtroppo abbiamo fatto una buona gara, una buona prestazione. E il risultato però è andato per gli altri, dai, hanno meritato, sono stati più cinici di noi, hanno avuto le due occasioni che hanno sfruttato alla grande e noi purtroppo siamo rimasti a secco. Adesso pensiamo subito a domenica. Ci andiamo a vedere allora il servizio Vastese Matese 1-2, Paolo Renzetti. A 45 giorni di distanza dall'ultima gara giocata, la Vastese paga il lungo periodo di inattività perdendo immeritatamente per 2-1 all'Aragona con il Matese, che porta 15 risultati utili consecutivi arrivando a meno 1 dal Castelnuovo. 90 minuti di pressione più o meno costante non sono bastati ai ragazzi del presidente Franco Bolami per guadagnare qualche punto al cospetto di un avversario cinico e spietato. Pronti via e al settimo gli ospiti sono già in gol con il portoghese Abreu, che con una conclusione a giro dall'interno dell'area di rigore non lascia scampo a Boccanera. Avvio shock per i padroni di casa che stentano a reagire anche perché irretiti dalla ragnatela costruita dalla squadra campana. Al 19° ci prova Obodo dalla distanza per i locali, ma il portiere ospite è attento. Al 23° la Vastese chiede il rigore per una sospetta respinta con la mano di un giocatore ospite, con il direttore di gara che lascia però proseguire con ampi gesti. Passano 60 secondi e Mamona ci riprova, ma Palombo para. Cresce gradualmente la pressione aragonese con Mamona ancora pericoloso al 27° con la palla che questa volta finisce di pochissimo al lato. Attacca la Vastese con i campani che appaiono ora un po' in difficoltà, trovando però al termine del primo tempo il gol del raddoppio con il portiere di casa Boccanera che commette una ingenuità andando a finire addosso ad Abreu in area. Per Barbiero di Campobasso ci sono gli estremi del calcio di rigore con Galesio che trasforma con freddezza, spiazzando l'estremo biancorosso per il 2-0 ospite con cui si chiude il primo tempo. Nella ripresa al 10° i padroni di casa riaprono però la partita con Martinez che su punizione dai 25 metri beffa Palombo per il gol che dunque dimezza lo svantaggio. Matese 2, Vastese 1. Ci credono ora i ragazzi di Fulvio D'Addario che al 13° hanno una opportunità potenziale con Mamona che in area però mette di testa sopra la traversa. Spinge continuamente la formazione di casa che fa tanto possesso palla, costruendo poi al 37° una ghiotta occasione con Palombo che però dice no a Martinez. Si arriva così ai minuti finali della gara con la pressione locale che però non produce azioni pericolose e con il Matese che così al 96° può festeggiare la nona vittoria nelle ultime 15 gare. Per la squadra abruzzese domenica ci sarà la gara in casa della capolista Campobasso, mentre il Matese ospiterà la seconda forza del torneo notaresco, un incrocio che dirà tanto anche sulla lotta promozione. Per la Vastese un ritorno in campo comunque positivo al di là del risultato. Ora la gara in terra molisana sperando di poter recuperare ancora più forze. Molte volte quando uno
vince e fa gli elogi all'avversario, però devo dire che in campo i ragazzi sono stati bene, non mi aspettavo una prestazione del genere dopo 45 giorni di inattività. I ragazzi hanno dato veramente l'anima in una situazione veramente delicata, con una ripresa incerta, perché non sapevamo effettivamente come la squadra potesse reagire. Da una settimana che rilavoriamo su alcuni principi che avevamo fatti nostri, e ora bisogna riprendere, insomma, e riposizionarci dove più ci compete. Possiamo dire che però in fase d'attacco sotto porta, insomma, è un po' mancata la sua squadra. Il Matese è riuscito molto a limitare gli attaccanti biancorossi. Eh sì, ci sta anche questo. Insomma, giocavamo con due ragazzi che hanno avuto il Covid per 20 giorni davanti, anzi sono stati fin troppo bravi, secondo me sono stati fin troppo bravi. Ci sono state delle occasioni, ci sono state delle possibilità, non parliamo neanche del, poi lo vedrete voi, insomma, della possibilità di avere un rigore, penso che ci poteva anche stare, però al di là di questo mi interessava vedere l'approccio al riprendere, l'entusiasmo che c'è stato per riprendere. Certamente la sconfitta ci fa male, che se avessimo pareggiato sarebbe stata una forza in più che avremmo avuto. E abbiamo fatto 3 punti oggi soffertissimi, perché come sempre d'altronde siamo stati bravi nella fase difensiva, lasciando pochissimo spazio, pochissime conclusioni agli avversari, che tra l'altro però hanno avuto un grande possesso di palla, idee di gioco importanti, e devo dire che siamo stati veramente cinici. Abbiamo fatto il primo tempo, abbiamo chiuso in vantaggio di 2-0. Secondo tempo abbiamo preso un gol che onestamente lo devo rivedere, perché qualche errore abbiamo fatto, credo che la barriera non sia stata posizionata bene, però abbiamo sofferto tanto, abbiamo sofferto il campo, il fatto di giocare ogni 3 giorni, e soprattutto abbiamo sofferto la forza della squadra avversaria. Ecco le parole di Urbano, dice abbiamo sofferto a giocare una volta ogni 3 giorni. Leandro, voi non giocate da 1 mese e mezzo, 5 partite saltate, immagino che il ritorno in campo sia stato comunque complicato, perché come diceva il vostro mister D'Addario, insomma, neanche sapevate quando tornavate in campo. No, sicuramente è stato difficile, ma l'approccio mentale più che quello fisico è quello che insomma che ci ha fatto fare la prestazione. E io credo che a prescindere da questi 45 giorni che non abbiamo giocato, che siamo stati fermi, penso che oggi abbiamo fatto una grande gara, la prestazione c'è stata, il risultato no, ma è la prima gara da noi, per noi inizia un secondo campionato praticamente, perché abbiamo tante partite nel giro di 2 mesi, come ha detto il loro mister, e anche loro giocavano ogni 3 giorni, sicuramente anche per loro non è stato facile, ma neanche per noi. La gara è stata questa, si è vista anche dall'intervista del loro mister, che dice che noi abbiamo avuto tante idee, cioè non siamo stati cinici come loro, ma penso che domenica andiamo là e come sempre andiamo a cercare i 3 punti anche a campo basso. Assolutamente, e non sarà semplice. Senti Leandro, ci racconti questo 1 mese e mezzo, come l'avete vissuto? Poi torniamo su questi episodi, che prima mister D'Addario ha detto poi avrete tempo di rivederlo, promesso, tra poco li rivediamo i 2 episodi da Moviola, soprattutto questo. Come li avete vissuti? In questo 1 mese e mezzo è stato, come ho detto prima, più che fisico è stato un lavoro mentale, perché non è facile allenarsi in 5 contro 5, poi senza l'obiettivo della partita, non è stato facile per niente, ma siamo stati bravi, molto uniti tutti quanti, sia quelli positivi in contatto anche con videochiamate, ci siamo aiutati molto, siamo stati vicini sempre, non abbiamo perso il contatto neanche con loro. Però per noi che andavamo in campo a giocare in 5 contro 5 sicuramente non è stato per niente facile, assolutamente. Assolutamente no. Abbiamo visto il tuo gol su calcio di punizione.
Urbano ha detto, beh, insomma, forse la barriera non era piazzata granché bene. Ecco. Jacopo, scusami, a tal proposito, sì. Io ricordo di Leandro un gol col campo basso, sempre con punizione e calciata bassa. Io penso che sia una sua caratteristica, cioè tu cerchi o di passare sotto la barriera o di sorprendere comunque il portiere con delle traiettorie basse, perché non è la prima volta che fai gol su punizione così. La barriera era messa molto centrale, il secondo palo era abbastanza libero, non era facile, ma ho provato il tiro a giro dall'esterno, è passata, sono stato anche fortunato che non l'ha presa Bernardi, che forse la poteva deviare, si è spostato anche lui per farla passare, quindi diciamo che la traiettoria è stata perfetta, dai. Senti Leandro, adesso arriva, prima Andrea parlava della gara di andata contro il campo basso, adesso arriva la gara di ritorno, che è la gara più complicata della stagione per chiunque, insomma, giocare contro il campo basso non è semplice, magari un pensierino a una punizione bis ce lo fai. me lo auguro, no, sicuramente andare là non è facile per niente, primi in classifica, giocano in casa. E noi arriviamo dopo questa sconfitta, anche se la prestazione c'è stata, e noi andiamo là a fare la guerra come sempre, e l'abbiamo sempre fatto, abbiamo avuto 11 partite positive e c'è stata oggi la sconfitta dopo queste nostre 11 partite, e perciò noi siamo consapevoli che siamo una squadra forte. Siamo umili perché corriamo tutti dall'inizio alla fine, anche chi entra fa sempre bene, quindi noi andiamo là e si fa la battaglia, poi alla fine del 90esimo vediamo chi la vince o chi la perde, insomma. Vediamo gli episodi da Moviola che ci sono stati, sono due. Il primo su cui avete protestato voi, l'arbitro era Maurizio Barbiero di Campobasso, ma è veramente una coincidenza. Alavastese protesta per un tocco di mano di Alessio Langellotti, lo vediamo, Mamona all'interno dell'area di rigore, questo rimpallo, pallone che sbatte su Cassese e poi si ferma sul braccio di Langellotti. Andrea, come la vedi? Che forse qualche arbitro può dare anche il rigore, però è una situazione estremamente casuale. È vero che Langellotti ha il braccio abbastanza largo, forse fin troppo, però è un rimpallo su un altro calciatore ancora. Io un rigore così non lo darei mai, però capisco che qualche arbitro, penso pochi, però potrebbero darlo. Leandro, non c'è stato mai il dubbio di questo calcio di rigore? Cioè l'arbitro, come ha detto Paolo nel servizio, subito ha fatto ampi cenni di continuare. Io questo, come ha detto bene prima, è un doppio rimpallo e poi la traiettoria insomma non andava più verso la porta, ma la palla usciva fuori e lo può dare come no, insomma adesso è inutile stare qua a vedere, sì, possiamo giudicare, la mano c'è stata, si vede, ma la traiettoria, come vedete, dopo il rimpallo veniva fuori dall'area, non andava più verso la porta. Invece nel secondo tempo c'è stato rigore netto sulle noci e dopo che ha saltato l'uomo è stato messo giù e quello era rigore assolutamente, no, ha lasciato proseguire, anche lì è stato più rigore quello nel secondo tempo sulle noci che questo qua, certo, che però noi non abbiamo, almeno il nostro Paolo Renzetti non ha inserito negli HL, quindi non devo dire la verità, con tutta la buona volontà, con tutto il bene, Non riusciamo a commentare. Non c'è problema. Però possiamo commentare il calcio di rigore assegnato al Matese. Questo lancio lungo, Diallo che protegge l'uscita di Boccanera e poi arriva Abreu e Boccanera lo mette giù, dice che ha colpito il pallone, però insomma il danno procurato mi pare abbastanza netto, Andrea. Ma poi quando si fanno degli errori così, l'arbitro è rigore, ma l'arbitro è ancora più indotto a dare, perché c'è l'errore tecnico dell'uscita a vuoto e poi non contento va a rischiare quell'intervento. Quando lui si rialza, stai lì, segui il giocatore, puoi usare le mani se lui tira o se no lo accompagni, i difensori sono lì a proteggere la porta. Non è una situazione
totalmente disperata, non serviva rischiare così tanto l'intervento, è un doppio errore e quindi l'arbitro, oltre al fatto che c'è il tocco, sicuramente vede la dinamica col doppio errore, è naturale dare il calcio di rigore. Certo. Leandro, prima di salutarti, io volevo chiederti un consiglio indiretto al notaresco che andrà sul campo del Matese. La coppia d'attacco certamente sì, ma che tipo di squadra deve aspettarsi il notaresco? Guarda, non saprei bene cosa dire. L'unica cosa è che tutte le partite sono diverse, lo sappiamo. Loro con noi sono stati molto bravi, ci hanno aspettato dietro, sono ripartiti, hanno avuto queste due occasioni e, come ho detto prima, sono stati molto cinici, perché poi non hanno fatto più niente. Insomma, Abreu là davanti con Galesio hanno fatto una giocata, come vedete, l'1-2 di qualità e hanno fatto il gol. Poi c'è stato l'errore da parte del nostro portiere che comunque sia si poteva evitare. E poi per il resto a noi ci hanno aspettato, la gara l'abbiamo fatta noi. Il notaresco è una squadra che ha qualità e non deve aver paura di niente. E penso che loro facciano la partita. E poi diciamo anche questo, che Matese in casa è abituata forse al loro sintetico, che è molto duro come campo, e loro sono molto stretti, molto compatti, e dietro si chiudono spesso, a riccio direi. Eh sì. Oh, vi faccio vedere prima di salutarti, perché è una cosa che ho notato adesso, il primo gol non riguarda l'azione, guardate i festeggiamenti, guardate ad USA, attenzione che arriva, ma, cioè, boom! Ma io ho fatto il file apposta ora. Ah, hai fatto il MOV 3 apposta. Maurizio, MOV 3. Cioè, cioè è una cosa meravigliosa. Ridateci mai dire gol, perché mai dire gol, sì, qui no, avrebbe... Signori, è da mai dire gol, perché guardatelo, arriva, boom, e non trova più i compagni. Si sono spostati quando stava arrivando lui. Poi ci riprova però, addirittura sì. Anche il replay, op, boom, per terra. Vale anche malissimo. Aspetta che c'è ancora... c'è la prosecuzione. Ah, c'è la prosecuzione. Sì, ecco qui, attenzione, perché essendo una moviola facciamo anche olè! Boom! Guarda come si è compresso. Mamma mia, pazzesco. E poi metà del gruppo, metà del gruppo da lui, ma che cosa? Almeno sicuramente non gli è successo niente, per fortuna, perché insomma. No, fammi dire a Leandro Martinez. Allora, non penso parerà Piga come all'andata, a cui hai fatto gol, dovrebbe parare Raccichini, però tirare anche dalla distanza con Raccichini in porta e cercate, se possibile, di pressarlo quando gioca palla coi piedi. Finito. Grazie. Leandro, allora te e Mamona, insomma, dovete darci dentro, soprattutto nel pressing. Grazie Leandro per essere stato con noi. A voi, grazie mille. Grazie a voi, gentilissimi, buona serata. Anche alla Vastese, in bocca al lupo per la gara contro il Campobasso. Noi ci spostiamo virtualmente, sia chiaro, nel Lazio, a Genzano, per il pareggio 1-1 tra Cinzia Albalonga e Pineto. Vediamo. Un punto per dare continuità alla risalita in classifica, ma in casa Pineto alla soddisfazione per essere usciti imbattuti dal campo della forte Cinzia Albalonga fa da contraltare il rammarico per una gara giocata meglio e che per le occasioni create avrebbe meritato di vincere prima di dover evitare la beffa nel finale grazie al guizzo di Mininkleri. Ancora un po' di turnover da parte del tecnico pinetese Pomante, che lascia in panchina Mininkleri, Bertolo e Della Quercia, ripropone Capitan Pepe e Romano e lancia dal primo minuto Pierpaoli e Sernaz. Chiappara si affida la coppia Cardella e D'Agostino. L'avvio pinetese dirompente e chiuso il primo giro di lancette trema più volte la porta di Santilli. Sernaz lancia Romano, che impegna l'estremo difensore della Cinzia. Raccoglie Sernaz e spara botta sicura. Gagliardini salva sulla riga tra le proteste della panchina pinetese. L'azione prosegue e Mastri Polito conclude al lato dalla distanza. Avvio ispirato di Sernaz, che dopo un paio di minuti calcia dal limite sopra la traversa. Cinzia Albalonga sorpresa dall'inizio pinetese, ma che riesce a prendere le misure all'avversario, anche se al 33esimo la squadra di Pomante si fa vedere di nuovo col corner di Minnozzi e il colpo di testa di Mesisca bloccato da Santilli.
proteste del Pineto al 37esimo. Rosania già ammonito, bracca così Minnozzi per Peletti di Crema e solo richiamo verbale e il difensore della Cinzia scampa l'espulsione. Al 40esimo i padroni di casa si rendono pericolosi su azione d'angolo, Gagliardini va ad un soffio dal gol. Ripresa, Pomante opta per un doppio cambio. Dopo pochi minuti, dentro Della Quercia e Minincleri confezioneranno la rete pinetese al posto di Serraz e Pierpaoli. All'ottavo la punizione di Minnozzi è sorvegliata da Santilli. Replica sempre su azione d'angolo la Cinzia col bomber Cardella che centra l'esterno della rete. E splendida l'azione del Pineto al quarto d'ora. Pallone in verticale per Romano che entra in area ma tira addosso a Santilli che si salva in due tempi. E di nuovo una fase molto positiva per l'11 Adriano. Pepe si spinge in avanti e pennella per Esposito, il cui tiro è deviato in corner. Entra anche Mbouba che al 26esimo è servito da Minincleri, affrontato da Santilli, va a terra, tutto regolare e palla gol mancata. Nel momento migliore il Pineto viene colpito sugli sviluppi di un calcio piazzato, batti e ribatti e la palla arriva a Gagliardini che viene anticipato in scivolata da Mesisca, il quale però trafigge il proprio portiere Mercorelli per il vantaggio della Cinzia, mentre Pomante e i suoi calciatori lamentano un fuorigioco dello stesso Gagliardini. Il Pineto non si abbatte, alla mezz'ora Minnozzi ed Esposito costruiscono un'azione che porta al tiro Mastro Ippolito, centrale, blocca Santilli. Il pareggio arriva però al 37esimo, il cross è di Della Quercia, sempre più uomo assist, il colpo di testa vincente di Minincleri per il meritato 1-1. In pieno recupero la Cinzia tenta il colpo di coda ma Paoli sbroglia una situazione intricata e blinda l'1-1 per un Pineto che soprattutto per la prestazione può guardare con fiducia ai tanti impegni futuri. La Cinzia al Balonga invece perde l'opportunità di distanziare il Castelnuovo ma resta al terzo posto. Un pareggio che pesa, Andrea, questo del Pineto, arrivato dopo una partita equilibrata con quel gol di Gagliardini che rischiava di mandare un po' tutto in fumo, ci fa particolarmente piacere. Per il gol di Minincleri, personalmente anche per l'assist di Riccardo Della Quercia, che insomma fascia di capitano, anche uomo assist, come hai detto molto molto bene te nel servizio. E soprattutto questa squadra che dopo due vittorie di fila adesso conquista un punto, un ottimo punto, su un campo che è complicato, molto complicato direi. Beh, come ho detto nel servizio, addirittura il Pineto ha di che essere rammaricato perché ha fatto un partitone e avrebbe meritato di vincere. Ha avuto tante occasioni, ha preso gol nel suo momento migliore, ha avuto la forza di reagire. Peraltro un gol con un sospetto fuorigioco e peraltro era un autogol di Mesisca. Ha pareggiato con Minincleri, ha avuto, ripeto, tante occasioni, diciamo che anche un po' sprecato, però... devo dire che oggi ha avuto un bel impatto Sernaz, che è stata la sorpresa lanciata da Marco Pomante, ha contraddistinto i primi minuti giocati molto bene dal Pineto, e la vittoria di Montegiorgio e poi doppiata da quella un po' più sofferta del previsto, almeno a leggere il risultato, contro il Porto Sant'Elpidio, hanno comunque dato un grosso slancio. Pomante per il momento riesce a dosare bene anche il turnover, anche oggi quattro giocatori mi pare sono stati lasciati in panchina, 4-5 rispetto alla gara col Porto Sant'Elpidio, quindi avere questa rosa ampia, riuscire ad avere risposte dal gruppo anche quando si lasciano in panchina giocatori come Minincleri, come lo stesso Della Quercia, come Bertolo, che sono dei pilastri del Pineto, e chi entra al loro posto ha un buon impatto. Questa io penso sia la migliore notizia per il Pineto, perché non c'è molto tempo per lavorare e non c'è molto tempo per rendere questa squadra un gruppo, però per quanto fatto vedere in questa settimana e nelle tre partite giocate, il Pineto sta diventando squadra. È un processo che non può fermarsi, perché ora il Pineto giocherà sempre ogni tre giorni, però avere questo tipo di risposte è un bel presupposto per le prossime partite. Come vedete dalle azioni, quasi esclusivamente Pineto, palle gol sciupate, anche episodi dubbi in area di rigore, insomma una partita importante, una partita ben giocata, Pineto che meritava i tre punti. Quattro episodi da Moviola, Andrea, hai selezionato e ce li andiamo a rivedere. Sì, il primo, proprio sulla prima azione, quella tripla palla gol,
c'è un salvataggio probabilmente con un braccio, non si vede bene perché il difensore Gagliardini è impallato da, sì, mi pare da Minnozzi, però io ho la sensazione che lui abbia toccato la palla con il braccio sinistro, non trova perfettamente la palla con la testa, sì, e probabilmente la tocca con il braccio, sì, e a quel punto può essere rigore ed espulsione al primo minuto. È un episodio che condiziona severamente la partita, perché qui Cernaz fa gol, non segna perché probabilmente la palla viene toccata con il braccio, e ripeto, qui è guarda, espulsione. Probabilmente l'arbitro, che era Marco Peletti di Crema, forse, allora, non si vede molto bene, ma probabilmente l'indicazione è la tocca con la testa e finisce, perfeziona il salvataggio con il braccio sinistro. Sì, sì. È vero che siamo sulla riga di porta e se non tocca la palla, se la tocca solo con la testa e gli finisce poi sul braccio, è possibile pensare che la palla possa entrare lo stesso, certo, anche dopo che ha toccato con la testa, certo, cioè lì siamo sulla riga di porta, quello è gol, quindi è una decisione molto molto pesante e probabilmente sbagliata. Secondo episodio è la mancata espulsione di Rosania, che era già ammonito, e qui trattiene in maniera reiterata Minnozzi, qui il direttore di gara fischia la punizione e redarguisce solo verbalmente Rosania, che, come ho messo nel servizio, ha poi l'espressione di chi sa che l'ha scampata, ha un'espressione di chi fa il cosiddetto fiu, cioè mi è andata bene, sì, perché qui effettivamente se non fosse stato già ammonito ci poteva stare il giallo. Ci può anche stare che l'arbitro chiuda un occhio, ma qui ha rischiato severamente. Sì, probabilmente quello che guida l'arbitro è, ma lo ripetiamo, non perché sia giusto, perché altrimenti poi dicono no, perché quello che guida l'arbitro nella decisione è l'ho già ammonito, sì, lo butto fuori per questo, e allora ci pensa. Probabilmente scevro da ammonizione precedente, questo è giallo. Assolutamente sì. Terzo caso mi pare sia l'atterramento di Mbouba, questo però per me non è rigore perché penso che Mbouba si sia buttato, sì, si lascia cadere a terra, sì, e anche i compagni, da quello che vedo, non fanno granché, si accorgono a mio avviso che qui Mbouba ha un po' cercato l'intervento. Sì. Il quarto episodio è il gol, perché il Pireto ha protestato tantissimo per la posizione di fuorigioco di Gagliardini, su cui Mesisca entra in scivolata e fa autogol. Noi abbiamo cercato, io non ho la certezza, c'è Della Quercia che potrebbe tenerlo in gioco, ma non ho la certezza di questo, perché Della Quercia è il giocatore più al centro, diciamo così, all'altezza del primo palo. Sì, io sì. Non so francamente se è in posizione quello regolare, quello che vedete, no, al limite dell'area piccola, per intenderci. Sì. Può essere come non può essere, noi non siamo in grado di dare un giudizio definitivo. No, la sensazione è che potrebbe Gagliardini essere in gioco. Va bene, noi abbiamo concluso per questa sera, anche in orario, vediamo il prossimo turno. Grazie a Maurizio De Guin, regia, con il coordinamento di Samuele Mucci. Questo è il turno di campionato numero 27, ci avviciniamo a rapidi passi verso la pausa. Aprigliare Canatese, Campobasso Vastese, Castelfidardo Vasto Girardi, Castelnuovo Cinzialbalonga, Fiuggi Giulianova, Matese Notaresco, Montegiorgio Torrentino, Agnonese Porto Sant'Elpidio. Ma a questo punto non lo so, non so se ci sono novità da Agnone e da Vasto Girardi, che sono le due formazioni che oggi hanno visto rinviate con Giulianova e Campobasso i loro impegni proprio per... Ma io penso che Vasto Girardi non giochi, ma non ho l'ufficialità, però essendosi fermati sabato scorso è probabile che stiano fermi anche domenica per la gara di Castelfidardo. Non so francamente Agnonese Porto Sant'Elpidio, peraltro partitone. Non ho notizie. Mi è arrivata dopo, l'avevo bypassata come considerazione seria. Stavo continuando a vedere il prossimo turno, ultima contro penultima. Mi è arrivata dopo la cosa. Va bene. E poi c'è Pineto Rieti, sì, il Pineto che torna al Mariani Pavone
contro gli Amaranto Celesti. Ecco qua il turno di campionato, saremo alla 27esima giornata. È tutto, grazie Andrea. Ciao, ciao a tutti. Grazie, grazie come detto alla regia, a tutta la squadra di TV6, grazie soprattutto a voi che ci avete seguito. L'Abruzzo del Pallone torna domenica, quindi nel giorno tradizionale, 19.30 su TV6, canale 14 del Digitale Terrestre, alle 21.30, ancora sport sulla nostra emittente, si parla di volley con Pallavolley con Sergio Zappalorto. A domenica.